Carni, appunto là ci troviamo a Paluzza per la manifestazione contro l'elettrodotto Wurmlach Somplago. Con noi c'è Predolzan delle WWF Friuli Venezia Giulia, che ha appena terminato il suo intervento e propone alcune osservazioni che fino adesso erano passate in secondo piano, come quelle relative alla possibilità addirittura che l'elettrodotto possa servire per portare energia in Austria. Ecco, può spiegarci questa sua tesi? Dai dati statistici disponibili, pubblicamente disponibili, si scopre che l'Austria già da diversi anni, almeno dal 2002-2003, importa energia elettrica da altri paesi perché non riesce a produrre tutta quella di cui ha bisogno. Sembra quindi inverosimile pensare che qualcuno possa comprare energia elettrica in Austria, visto che l'Austria stessa la importa per il suo fabbisogno. E quindi è possibile che il progetto in realtà presentato da Pittini, Fantoni e qualche altro con l'obiettivo dichiarato di importare energia a basso costo dall'Austria sia in realtà finalizzato a esportare in Austria energia elettrica prodotta qui, con tutti i costi ambientali che la produzione di energia elettrica implica, che rimarrebbero qui, con i costi ambientali evidentemente molto pesanti implicati dalla costruzione dell'elettrodotto aereo che andrebbe a sfasciare una parte bellissima delle montagne della Carnia, a vantaggio di altri e a vantaggio ovviamente economico di chi venderebbe l'energia elettrica. Questo è un rischio che secondo noi va approfondito e evitato in tutti i modi, soprattutto evidentemente da parte degli amministratori pubblici della Carnia e del Friuli Venezia Giulia. Un'altra considerazione l'ha fatto su una variante proposta da Alpe Adria Energia riguardante l'interramento dell'elettrodotto per il tratto che va da Paluzza al confine, quindi che attraversa attualmente Pramosio. Sì, il Ministero dell'Ambiente ha imposto all'Alpe Adria Energia di integrare i propri studi ambientali con una variante che preveda un parziale interramento. Interramento praticamente soltanto però da Paluzza fino al confine austriaco. E quindi la linea sarebbe aerea da Somplago fino a Paluzza, poi sarebbe in teoria interrata solo per la tratta fino al confine austriaco, perché questo per evitare gli impatti calcolati già a suo tempo sulla zona di protezione speciale, che è una zona tutelata in base alla direttiva europea. Dopodiché tornerebbe però in Austria a essere una linea aerea, perché si dice che l'Austria è contraria al passaggio di linee interrate sul suo territorio. Abbiamo visto questo studio, lo esamineremo con attenzione, spero che altrettanto facciano anche i comuni interessati che l'hanno ricevuto. È assolutamente inverosimile la tesi conclusiva di questo studio, che ricordiamo è stato fatto dalla società stessa con consulenze varie, tra cui l'Università di Udine. La conclusione di questo studio è che alla fine questo elettrodotto parzialmente interrato avrebbe un impatto ambientale uguale, se non addirittura maggiore, rispetto all'elettrodotto aereo. Il che sembra alquanto assurdo, peraltro bisogna dire che un interramento solo parziale sembra una soluzione difficilmente sostenibile da tutti i punti di vista. Molto meglio sarebbe, secondo noi, se proprio ammesso che l'elettrodotto sia davvero indispensabile, sia necessario o inevitabile farlo, cosa di cui non crediamo, allora se proprio lo si vuol fare lo si faccia interrato, ma totalmente interrato, come del resto altri elettrodotti sono stati già interrati in altre parti d'Italia, anche elettrodotti di maggiore potenza rispetto a questo di Somplago-Wurmlach. Basta naturalmente essere consapevoli che un elettrodotto interrato comporta dei costi maggiori e essere disposti a sopportarli, ma i costi maggiori sono compensati sicuramente da vantaggi ambientali e anche gestionali molto più rilevanti.